Con il lavoro video Human Beside di Gianluca Vassallo diamo ufficialmente l'inizio alla rassegna Benvenga Maggio, una rassegna che, come potete già intuire, i più avranno colto, ruba l'incipit propiziatorio dalle stanze del poliziano. Perché, esattamente come il poliziano, con questa rassegna vorremmo augurarci e in qualche modo attivare una sorta di rinascita delle arti, ma soprattutto delle menti. Ci sono dei mesi di lavoro davvero dietro Benvenga Maggio, perché abbiamo iniziato a parlarne quando ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti per organizzando Meo 31, una mostra fotografica nel scorso mese di settembre. E mi è piaciuta sin da subito la voglia di Sonia di fare, di proporre, e ho colto la palla al balzo quando ha iniziato a propormi la possibilità di fare questa, diciamo, questa rassegna, questa interazione fra le varie realtà locali. Il teatro di per sé, parlo della mia disciplina, della nostra disciplina, è anche in questo contesto un po' in periferia, sia perché viene considerata, come molte arti, forse a volte un bene superfluo, quindi marginale, si può tralasciare velocemente, a volte si può considerarlo non essenziale. Può essere anche che si possano creare delle nuove idee su come diffondere un messaggio artistico, che non è solo quello che avviene su un palco, ma che appunto da un palco può andare incontro. Un teatro sicuramente tende a mantenere sempre le distanze tra il pubblico e l'artista che sta sul palco. Al contrario, magari in una situazione più di contatto tra il pubblico e gli artisti che ci sono, secondo me è possibile avere più interazione, quindi che ci possa essere un dialogo e magari mettere anche a fuoco determinati aspetti che magari possono consentire al pubblico di vedere meglio uno spettacolo. In primavera, oltre ad appisolarsi come fa il nostro NAP, appunto ci si risveglia la natura, ma si risvegliano anche le coscienze. La primavera è spesso stagione di rivolte, di sommosse, di rivoluzioni, la primavera di Praga, la recente primavera araba, eccetera. Allora ci siamo messi a ragionare su un programma che potesse rappresentare una radiografia ampia del cinema impegnato, del cinema d'impegno politico, e ci siamo fatti guidare, non poteva essere altrimenti, da una sorta di nume tutelare che è Franco Solinas, il grande sceneggiatore sardo, nativo della Maddalena, è uno dei più importanti sceneggiatori del cinema italiano del Novecento. Una rassegna interdisciplinare per rivalutare le periferie. Ne parliamo con Sonia Borsato. Sì, Benvenga Maggio è una rassegna piuttosto complessa e in un certo senso eterogenea, dato che mette insieme le realtà culturali più interessanti e attive di Alghero. La volontà è quella effettivamente di invertire il solito processo culturale. Invece di concentrarsi nel centro storico, nel cuore della città, il nostro intento è quello di partire dalle periferie come possibilità urbane, abitative, ma soprattutto sociali, di un momento di riflessione sulla contemporaneità. Quattro quartieri simbolo dello sviluppo urbano, ma anche sociale, come il Balaguer, Sant'Agostino, la Pietraia e Fertilia, diventeranno in questo mese di maggio dei salotti che accoglieranno performance teatrali, interventi artistici, cinema, danza e soprattutto anche musica.